Parale. Come ti chiami? Giuseppe. E di cognome? Capozzo. Allora, Giuseppe Capozzo, di dove sei? Di Acquaviva delle Fonti, un paese vicino a Bari. E sono un cantautore da diversi anni. Nella vita reale, vabbè, nel senso reale, nella vita faccio anche l'assistente sociale. E mi piace la location perché lì leggevo servizi sociali del comune di Sanremo. Ma mi piace perché hai detto nella vita reale e poi hai detto in realtà esatto. Nella vita, perché è vero, tu vivi il sogno e poi c'è la vita reale. Esatto. Che però deve essere bello anche fare l'assistente sociale. Infatti mi piace molto, certo sarebbe meglio riuscire anche a magari ad avere forse qualche... Grazie. Ok. Grazie. Ecco. Sta assistendo un assistente sociale. Sto facendo da assistente sociale a un assistente sociale. Grazie. Allora, ok. Allora, chitarra. Sì. Vai. La continui a sbattere questa chitarra, non le vuoi molto bene. È una bellissima eco. Hai una bellissima eco e non le vuoi molto bene. È un rapporto conflittuale tu. Ha ragione, ma lei è bravo a fare le interviste. Ah sì? Grazie! Grazie! Hai fatto grazie, bene, grazie! Lo posso fare allora l'intervista? Secondo me sì. Ma sai cos'è? È che io noto le coincidenze. E dalle coincidenze dietro ci sta un mondo. Quindi il fatto che tu mi sbatti la chitarra due volte vuol dire che insomma... c'è un qualcosa con la tua chitarra che, hai capito? È un'incompiuta la situazione. Io guarda, lo sapevo che bisognava arrivare a parlare di questo, guardi. No, perché... vabbè, insomma, avevo pensato che si poteva arrivare anche a discutere di cose al di là ora della canzone, dell'esibizione, però, insomma, di quello che poi è l'animo, quello che può trapelare da alcune cose. Salve. E quindi qui è tutto. Vabbè, allora facciamo una canzone. Come si chiama? Perché sei brutto. Ed è autodidatta, no? Sì, sei sì. Brutto. Perché tu hai sofferto che ti generi brutto? Sì, è l'altra parte del lato amoroso, dell'amore. Magari in passato qualcuno avrà anche pensato e detto ma non piaccio, forse non sono voluto, non sono desiderato, forse perché sono brutto. E quindi c'è questa componente che uno magari si prefigura e crede che possa esistere. Non era facile per te avere delle ragazze quando eri piccolino? Giovincello, sì. Ora sono felicemente fidanzato, ciao Nadia. E quando è che fate i bambini? Quando il lavoro lo permetterà. Ah, che brutta risposta che danno oggi tutti i ragazzi. E vabbè, qual è l'alternativa? Apriamo un dibattito. No, fammi la canzone, perché sei brutto. Giuseppe Capozzo. Grazie. Reddo bisogno di aiuto, perché ho ricevuto un rifiuto da una ragazza che tanto mi apprezza e mi dice che son da sposare. Sì che non capisco il motivo per cui mi abbia detto di no. Se son bravo, simpatico ed intelligente, ma perché non vuol stare con me? Perché sei brutto, brutto, e non le piaci così. Se fossi stato bello ti avrebbe detto di sì. Ma tu sei brutto, brutto, eccelli nella bruttezza. Beh, perlomeno non rimpiangerò la mia giovinezza. Guarda, e poi non me la ricordo più, credimi, è un momento di... Scusa, ho sbagliato. Però, ma cioè... Ma veramente non te la ricordi più? Ho avuto un attimo di... Aspetta... la possiamo rifare? No, parti da dove sei, vai. Madonna, che vergogna. No, non me la ricordo, credimi, scusami. Però rifammi il ritornello che mi piace. Grazie. Perché sei brutto, brutto, e non le piaci così. Se fossi
stato bello, chi avrebbe detto di sì, ma tu sei brutto, brutto, eccelli nella bruttezza. E perlomeno non rimpiangerò la mia giovinezza. Ma guarda, io sono felice, è tornato. Tanto in fondo lei non mi si addice. E poi sono sicuro che non c'è un futuro con questa ragazza. Però ciò che conta è che son bello dentro. Ed anche se non avrò fatto centro, ho la gioia di avere un'amica di più, proprio come lo siamo io e tu. Perché sei brutto, grazie, brutto, e non le piaci così. Se fossi stato bello, ti avrebbe detto di sì, ma tu sei brutto, brutto. Sono un bravo ragazzo, ma dal momento che sei brutto fuori non cambia un cazzo. E poi non vedi che qua mi sono dimenticato. Ma ti piace fare musica satirica, musica comica? Va bene. Guarda che però questo potrebbe funzionare, sai? Quella ragazza non ha funzionato. Ma non ha funzionato, ma quello è normale perché sei brutto. Ciao. Però hai ragione, Red. Però veramente, veramente è carina questa cosa. Prodotta bene una bomba, dice Angelo Tibari. E ha ragione. Angelo. Mi ricorda Gian Iannacci, esatto. Gianluca, mi presento. Vengo anch'io, no, tu no. Era un po' sulla stessa riga. Troppo simpatica. Grazie. Giuseppe, complimenti. Grazie, Red. Devo farti i complimenti. Quindi, ringrazio. Secondo me, anche come assistente sociale, canta questa canzone. È vero. E funziona. Ok, va bene, sono contento. E diventa musicoterapia. E questa è infatti una cosa sulla quale si può lavorare tanto con i ragazzi, soprattutto. È una cosa che fa bene. Comunque, grazie ciao, per questo momento. Complimenti. Ciao, Red, stammi bene. Poi ti vedi le dirette, siamo dappertutto. Okay. Mi fa molto piacere. Ciao, ricordati che sei brutto, quello no, non dimenticarlo sempre. Mai. No, lo porto con me come verità, profonda. Grazie.